Prosegue anche a settembre il calendario di appuntamenti promossi in città nell'ambito della rassegna Estate a Napoli dell'Assessorato alla Cultura del Comune. Sabato prossimo la compagnia teatrale Metastudio 89, in collaborazione con Napoli Sotterranea, propone la rappresentazione dei Cravattari, testo di Fortunato Calvino che ha ottenuto importanti riconoscimenti e debuttato nel 95 con 900 repliche in diverse città italiane. Dopo oltre 20 anni lo spettacolo viene riproposto nella sua versione originale, diviso in due parti che saranno allestite in altrettante location. La prima si svolgerà nella Basilica di San Paolo Maggiore, la seconda nelle gallerie di Napoli Sotterranea. Gli spettatori seguiranno gli attori da un palcoscenico all'altro, con la possibilità di apprezzare la bellezza dei luoghi del patrimonio artistico e culturale di Napoli. Nei Cravattari, appunto, si racconta di questa famiglia vittima degli usurai che, per scappare agli usurai, per sfuggire alla morsa degli usurai, scappa attraverso un pozzo che è all'interno della casa. Ritorna nella versione originale del 1995, che facevamo la prima parte a San Lorenzo Maggiore, la seconda nella Napoli Sotterranea. Di nuovo dopo 23 anni, grazie anche all'assessorato, insomma, all'assessore Nino Daniele, riproponiamo all'interno di Estate a Napoli 4 repliche eccezionali e ingresso libero dei Cravattari, appunto. Diciamo, una prima parte sarà fatta nella Basilica di San Paolo Maggiore, poi il pubblico si sposterà, seguirà gli attori nella affascinante Napoli Sotterranea. In programma sabato 9 settembre alle ore 20:30 lo spettacolo Cravattari, successivamente proposto anche nelle scuole, sarà replicato domenica 10 ed il weekend del 16 e 17 settembre. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. È un avvenimento di una grandissima forza culturale e civile. Cravattari innanzitutto è uno dei drammi più belli che siano stati scritti e interpretati in questi decenni, uno dei prodotti del nostro teatro più alti, ma anche con una grandissima forza civile, soprattutto in un momento come questo. Noi abbiamo attraversato una crisi che ha fatto dell'usura uno dei principali problemi, forse il principale problema della nostra vita civile. Noi vogliamo rilanciare questa iniziativa, tra l'altro Cravattari diventerà anche un prodotto audiovisivo, e quindi vogliamo coinvolgere molto di più le scuole e aiutare le tantissime famiglie, piccole imprese, artigiani, commercianti che sono attualmente ostaggi e prigionieri di questo infame meccanismo di soggezione e di avvilimento della dignità delle persone.